Poi si sente la mano grassa proprio, su sto disco, proprio la mano grassa. Bravo, dai, bisogna dirlo che è bravo. Ovviamente non l'ha fatto lui, stiamo parlando di Tiesto, ovviamente, Tiesto con le mani grasse. Bello sto disco, Sobe, Giamaica, bello. Chissà chi l'ha fatto, Non lo so, però sono bravi, sono degli artisti di Miami. Sì, grassi con la maglia nera. Revolution. Sopracciglia folte. L'ho fatto io, non so chi sia. Cosa cazzo vuoi? C'ho un dipendente qua a Revolution che si mette la maglia nera. Allora è un figo. No, fermi. Cosa? Fa anche, cioè, il programma lo fa anche a Revolution. Certo, non lo seguo io, scusate. Scusa, sono a Milano. Tu che radio ascolti? Scaricati l'applicazione Revolution Radio Miami e ti ascolti la musica dance più figa del mondo. Ma il programma è in italiano o in inglese? No, è in inglese, c'è questo DJ grasso che si mette sempre la maglia nera. I DJ non parlano. Sopracciglia folte, non parla perché parla un inglese di merda. No, voglio sentirlo, ti prego, fammelo sentire, voglio sentire. Veramente forte, uno forte che ho trovato qua a Miami con la cresta, uno che spacca di brutto. Bravissimo, sì. Sobe si chiama, Sobe, ma proprio un figo. Sobe. Senti, quante volte a voi è successo di avere il culo di vincere qualcosa? A me mai nella vita. Mai. Io non ho mai vinto niente, ho provato in ogni modo. Poi sai che ci sono quelli che giustamente dicono: sì, ma ti lamenti, ma se non vai a giocare la schedina, non vai a giocare al Superenalotto, è normale che non vinci. Allora, per un periodo mi sono messo d'impegno e ogni settimana andavo a giocarmi la mia schedina del Superenalotto. Mai vinto un cazzo. Ora, io trovo sul giornale sta notizia e dico: ma allora c'è un culo della Madonna. Sì. Senti qua, allora, New York vince $1 milione per la seconda volta. Ma non è l'unico, non è l'unico. Tra l'altro, questo signore che si chiama Bruce Magistro, sembra un supereroe. La storia è toccante perché lui vinse $1 milione e spese tutta quella somma. Uno pensa a puttane, droga, divertimenti, no, a curare la sua povera moglie malata di tumore. Allora si li merita. Vedi, allora, lui ha curato la moglie poi purtroppo non ce l'ha fatta, è morta, e subito dopo che lei è morta ha vinto $1 milione. Poi senti queste notizie e pensi: ma allora è vero o non è vero che c'è qualcosa? Il karma, il famoso karma. Figa, secondo me sì, perché guarda, non è soltanto nei grossi gesti, ma se tu fai delle cattiverie anche piccole, la tua piccola cattiveria quotidiana, in un certo senso, secondo me, prima o poi la paghi. È per questo che rinascerai grasso e ti vestirai di nero e avrai un capo che ti rompe i coglioni. Avrai uno che ti romperà il cazzo da quando entri in ufficio e quando esci. Ma tu puoi lamentarti di me? L'invidia. Ma io sto parlando del di Sobe, stai parlando ancora di DJ Sobe. No, sì. No, però scusatemi, cioè adesso si chiamerà karma, siccome non è karma, ma inizio con la stessa lettera, ma non è karma. E qual è allora la parola? Di culo. Ma non è buccio di culo. Azzecchi, no. Due bombardoni. No. Una volta uno, una volta l'altro. No. Mi gira un po' il culo. Lui la prima volta ha vinto al gratta e vinci normale, poi ha vinto al Win for Life. Oh, cazzo, allora va bene, Marco. No, aspetta, tra l'altro, visto che la moglie è stata molto male, il milione non gli è bastato, perché voi sapete che la sanità in America, almeno fino a qualche anno fa, era veramente una merda, un disastro. Ha speso tutti i soldi e si è fatto anche dei debiti. Quindi il karma, secondo me, gli ha restituito non solo il milione, perché lui ha vinto $1 milione più un tot di migliaia di dollari al mese per tutta la vita. È entrato in un bar, è scivolato, ha toccato una macchinetta, sono usciti 5.000 dollari. Un americano che si chiama Magistro di cognome vince, può essere Don Magistro. Ma non è l'unico, Dai. Allora, aspetta, una donna del North Carolina, malata di cancro al seno, nel febbraio 2016 ha vinto $1 milione alla lotteria e subito dopo $250.000 il mese scorso. Cioè, capito? Cioè, non è lui. Un altro, aspetta. Un uomo di Chicago ha vinto $1 milione alla lotteria, la stessa cifra che si era aggiudicato 9 anni prima. Vabbè, ho capito, però, ragazzi, intanto devi giocare, perché se stai sul divano e aspetti che qualcuno ti bussi la porta. Ma questa è gente fortunata, è quello che nell'orgia è l'unico che lo infila la donna e non lo prende. È l'ultimo. Quelli sono quelli fortunati. Però secondo me il karma c'entra. Guarda, io l'ho provato sulla mia pelle. Purtroppo, allora, come ho scritto ieri sulla mia pagina di Facebook, il mio karma ci mette una vita a restituirmi le carognate fatte dagli altri, ma le mie me le fa pagare subito, e tra l'altro in contanti, ma proprio soldoni sonanti sul tavolo. Però prima o poi torna tutto, il male che fai, il bene che fai, torna. Cioè, tu hai vinto lo shit for life. Siamo compari di vincita. Infatti abbiamo diviso la sono circondato da merda io, vedi, è una roba. No.
Ma attenzione amici, siamo arrivati al momento in cui ci occupiamo di alieni, perché gli alieni esistono, come il karma. Lo so che molti non ci credono, ma gli alieni esistono e purtroppo è successo un casino. Sì. Si sono avvicinati all'Italia, questa volta hanno captato i segnali di Radio Barletta e sono convinti che il nostro capo si chiami Up Chon de Mamad e comunicano in barese con gli italiani. Sentiamo cosa è successo in questa puntata.